All'altro caso noi abbiamo avuto delle segnalazioni, è vero che le segnalazioni vanno verificate, quindi io non entro nel merito, io ho ricordato qua quello che ha scritto il vicario della 10 di Lini, per cui lui si è soffermato su dei motivi oggettivi, per cui c'è un movimento che è stato fondato, non ha avuto nessun riconoscimento ufficiale. I testi, alcuni dei testi che girano non hanno l'imprimato, queste cose non vanno bene. Io credo che adesso stiamo facendo delle indagini perché sono arrivate diverse segnalazioni. A volte sì, la fortuna di avere un padre spirituale, questo è un qualcosa che forse abbiamo un po' perso nella nostra religione e lo dobbiamo cercare a volte nei maestri orientali, nei guru, perché è vero che c'è bisogno anche un po' di una guida. È vero che il nostro direttore spirituale non può essere accomunato al guru orientale, specialmente di queste sette, che si fa interprete indiscusso, che detta i comportamenti. Il padre spirituale nella nostra Chiesa Cattolica ha un'altra impostazione di collaborazione, no? Però è una figura preziosa. E però di nuovo anche qui sta a noi muoverci per andarlo a cercare, sta a noi veramente muoverci per avere le informazioni e nel caso di dubbio fermarsi e chiedere, fermarsi e riflettere. Da poco è uscita anche sul testo del Carlino la notizia dell'arresto di un finto prete che era stato sospeso proprio dalla Chiesa, però ancora continuava a far da prete, anche se era sospeso, che ha abusato di un minore, e anche questa segnalazione è arrivata nel nostro centro d'ascolto e poi partita la segnalazione la registratura. Quindi questo ancora era sospeso, la Chiesa era intervenuta ma lui si spacciava, pensate da smaggi, non so se ricordate, l'ultimo stava soprattutto in vento, anche lui si spacciava per essere appartenente a un ordine che in realtà non esisteva e ha fatto dei grandi danni, è stato condannato ed è scappato, poi morto, poi risorto e adesso parla per radio, per TV ancora, però dall'estero. A volte sono più scaltri di noi. No, quello che colpisce sì, nel caso di Pasolino, anche in questo caso, che non si tratta tanto di sette estranee, ma di derive proprio all'interno della Chiesa, da parte di alcune persone che si chiudono e non comunicano poi con la Chiesa, quindi penso che ci sia anche questo rischio. Fanatismo e fondamentalismo proprio anche tra i cattolici, non so a quanto si verifichi, però sì, il rischio settario è per un uomo veramente, qui certamente c'è anche l'interno della Chiesa Cattolica e a volte proprio dicevo sono dei movimenti che nascono all'interno della Chiesa e poi via via deragliano fino a uscire, a volte sono persone che si spacciano per essere, vi ho detto anche prima, abbiamo ricevuto segnalazioni di gruppi che si propongono come gruppi di preghiera del Rosario e fanno da tutt'altra parte, e ne ho avuto due, morini di segnalazione, sono cominciati a se lo capite, che poi è molto difficile per noi andare a curare queste segnalazioni perché non bussiamo al campanello da casa e andiamo a vedere cosa succede, però è chiaro, ci devono cominciare a avere due o tre informazioni, magari indipendenti fra loro, allora comincia a acquistare più legittimità, bisogna anche stare attenti a verificare le segnalazioni, no? E veramente esiste anche all'interno della Chiesa questo rischio di chiudersi e non stare nella comunione con il proprio vescovo, con la Chiesa intera, pensare di avere dei doni particolari, il dono dello spirito, dei carismi, che noi certifichiamo da noi stessi, non è così. Non possiamo essere autoreferenziali e dire io sono illuminato, io vi dico tu, ma tu ti devi sottoporre alla verifica di qualcun altro, non puoi solo fare, disfare, cantarla e suonarla. A volte succede anche così, anche all'interno della Chiesa. E infatti noi abbiamo avuto delle segnalazioni, le abbiamo anche rese pubbliche, anche se siamo un'associazione legata alla Chiesa, però ancora di più anzi, proprio perché
l'amiamo, in qualche modo insomma stiamo anche veramente attenti su questa direzione. E c'è anche questo. Diciamo che rispetto a questo forse penso possiamo essere un filino più informati, almeno noi cattolici. Rispetto alle altre religioni forse siamo ancora più manchevoli di informazione, quindi più facilmente possiamo cascare in degli inganni, proprio perché non abbiamo le informazioni e non possiamo verificare quanto è corretto. E certo, però ancora qui torna la nostra responsabilità, perché non basta andare in chiesa la domenica per essere informati, per sapere, bisogna informarsi, bisogna venire questa sera o un'altra volta, non so, perché no, anche consultare qualche libro, non i documenti della Chiesa. La Chiesa ha scritto sul New Age, lo sappiamo, abbiamo letto, ha scritto sulla meditazione cristiana, quanto diversa dalla meditazione orientale, e ne ha scritto, e noi lo sappiamo. Questo, come adulti, veramente spetta la nostra responsabilità, formarci anche in questo campo e non mantenere, diciamo, atteggiamento di dipendenza, anche perché, ahimè, come si dice, i sacerdoti e i religiosi sono sempre meno. Non ci fanno una cosa, mi fa perdere tempo, cioè, comunque sono molto, molto meno dei mali italiani i sacerdoti, quindi sì. Ma in Italia sono più numerosi dei sacerdoti, quindi noi laici dobbiamo fare riferimento come guida, però non possiamo aspettarci la minestra calda tutte le sere, cioè dobbiamo in qualche modo veramente responsabilizzarci, costa fatica, perché se leggi quella non leggi un'altra cosa, se vieni qui stasera non fai un'altra cosa, è chiaro, dipende dalla nostra scelta. Dunque, io più che una domanda volevo portare una testimonianza. Io appartengo al Gris di Cesena da diversi anni. Devo dire una cosa, che riguardo al tavolino che diceva prima qui dei scientologi, qui a Cesena, sotto il portico del comune, abbiamo il tavolino dei testimoni di Geova. Ci sono quasi tutti i mercoledì, perché c'è il mercato il mercoledì e quindi la gente è numerosa. A differenza dei scientologi, i scientologi vendono i libri, invece i testimoni di Geova li regalano proprio gli opuscoli di Torri di Guardia, di Svegliatevi, questa roba qua. Loro semplicemente li regalano perché? Perché li hanno già pagati loro prima e quindi lì non va perso niente, perché il Brooklyn là in America si fa i soldi, che è diventata una cosa commerciale, vendono un sacco di libri, un sacco di... E loro si mantengono con quello. Però la testimonianza che volevo portare era questa. Infatti nel nostro gruppo abbiamo una signora di Milano Marittima, col marito, che è stata dentro il testimone di Geova 25 anni. In questi 25 anni non riusciva più ad uscire, cioè praticamente, l'hanno presa perché, secondo il nostro punto di vista, è perché tutti in casa, quasi tutti, abbiamo la Bibbia. Però nessuno la apre, nessuno la legge, è lì che prende la polvere, perché se noi aprissimo un po' la Bibbia, quando si presentano questi testimoni di Geova a suonare il campanello, sapremo anche rispondere a qualche domanda che fanno loro. Invece se noi non sappiamo rispondere, pensiamo che loro sanno tutto sulla Bibbia, ti dicono che la Bibbia loro è uguale, identica alla nostra, invece non è vero, e ti prendono così. Poi piano piano cominciano a farti uno studio biblico, lo studio biblico che poi va sempre sulle pagine che vogliono loro, perché le hanno studiate per mesi e mesi e ti inculcano sempre delle cose non vere, cioè almeno non quelle che sono scritte veramente nella Bibbia. Allora, questa signora che è stata dentro 25 anni, è successo che una volta il Gris, incontrandola per la strada, mi erano marittima, che lei distribuiva questi volantini, questi opuscoli della Torre di Guardia, gli è stato dato un piccolo fascicolo verde dove c'era scritto qualcosa sulla Bibbia. Ma loro sono abituati a prenderlo e buttarlo, non leggono assolutamente, perché è contro la loro setta, diciamo. Lei invece quella volta, curiosa, l'ha tenuto e poi di nascosto se l'è letto.
Beh, lei è andata a comprare un libro.